Buonasera, benvenuti all'ultima puntata di Conto alla rovescia, una puntata in cui approfondiremo i temi dell'attualità politica ed economica a chiusura di una stagione di grandi ascolti, grazie a voi che ci seguite sempre numerosi e con particolare interessi. E ringrazio gli editori Sabrina, Mirella e Marciano Ricci per la fiducia accordatami. Ancora una puntata anche con collegamenti Skype, testimonianze esclusive, faccia a faccia con i protagonisti della vita politica e culturale della nostra regione. Ospiti il direttore generale dell'ASREM, il dottor Oreste Florenzano, che è già qui nei nostri studi e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Poi avremo il giornalista Adalberto Cufari e lo storico architetto Franco Valente. Tanti contributi esterni con la festa di San Nicandro a Venafro in tempo di Covid, le riflessioni del sindacalista De Socio e del dottor Italo Testa e poi nella parte finale il faccia a faccia con il governatore Donato Toma. Una puntata speciale per ragionare su come è cambiato il nostro modo di vivere e come stiamo reagendo alla crisi più dura dal dopoguerra. Dottor Florenzano, iniziamo dall'argomento del giorno, dove si realizzerà il centro Covid al Vietri di Larino, come vuole il commissario Giustini, salvo a vedere se lo Stato poi finanzierà l'opera, o un centro Covid nell'hospice del Cardarelli, una struttura adiacente all'ospedale del capoluogo di regione, ma dobbiamo evidenziarlo anche separato dalla stessa struttura. Qualche indiscrezione trapelata, sembra che la subcommissaria Grossi abbia firmato il piano per il Covid Cardarelli. Sono indiscrezioni, non ancora trapela nulla. Lei che idea si è fatta, dottor Florenzano? Sia sincero. No, io sono sempre sincero perché ho imparato che la sincerità è la migliore arma per affrontare la vita. E dove si farà sarà una decisione che prenderanno al Ministero. Quello che posso dire per quella che è la mia competenza è che, come avevo più volte dichiarato, io ho predisposto sia un piano per Larino che ho consegnato il giorno 16 al commissario Giustini, lui ne aveva un altro e quindi ha presentato quello che aveva in precedenza, e poi abbiamo redatto con DigiSalute e con altre persone un piano per l'Hub Cardarelli. Lo abbiamo sottoscritto tutti quanti, quindi è un documento molto condiviso, non è stato condiviso ovviamente dal generale Giustini. E quindi per quanto riguarda ASREM ha partecipato, ha collaborato alla predisposizione di entrambi i piani. Quando si saprà il responso definitivo? Io so che il Ministero dovrebbe valutare in una decina di giorni il piano presentato e può fare delle prescrizioni, delle osservazioni, può approvare o rigettare il piano. Quindi siamo in tranquilla attesa perché poi qualunque sia la determinazione, almeno per quanto concerne ASREM, il mio dovere e quello di tutti i miei collaboratori è quello di attuare quello che verrà deciso e verrà attuato nelle modalità che verranno indicate dal Ministero. Ecco, perché voi puntate su questo hospice del Cardarelli? C'è stata qualche motivazione ben precisa nel puntare decisi proprio verso questa struttura separata dal nosocomio del capoluogo di regione? Sì, guardi, io sono un tecnico, anche il commissario è un tecnico, il subcommissario, siamo tutti tecnici. Noi le decisioni le dobbiamo assumere sulla base delle valutazioni tecniche. Le valutazioni tecniche sono molto evidenti, perché cioè noi non possiamo, sarebbe stato molto semplice per me seguire il sentiment delle proteste o dei sindaci che hanno giustamente, dico anche, spinto per l'ipotesi di Larino. Però io non me lo posso consentire perché, poiché sono un tecnico e so che ho delle risorse limitate, devo immaginare la soluzione migliore e quella più utile. Larino ha una serie di criticità che abbiamo detto tante volte, non ultima anche una criticità di tipo economico, perché per l'adeguamento antisismico servirebbero più di 34 milioni
ai quali poi si aggiunge la realizzazione delle opere necessarie per fare quella struttura e l'assunzione del personale. Ecco, invece il Cardarelli quanto? Il Cardarelli costa molto di meno perché la struttura già... Pur realizzando, la struttura diciamo... La struttura esiste, è pronta, bisogna adattarla ovviamente all'esigenza. Rimodularla, diciamo. Rimodularla all'esigenza di una terapia subintensiva e di una terapia intensiva e dotarla anche della strumentazione necessaria. Qual è l'economia che si realizza? Innanzitutto si realizza un'economia sul personale perché le attività possono essere gestite più facilmente con le forze che noi abbiamo. E poi si realizza una situazione di sicurezza perché c'è l'expertise, cioè c'è l'esperienza, c'è la conoscenza delle persone che lavorano lì e che già hanno egregiamente, e lo ribadisco ancora una volta, affrontato la fase 1, quella che era della massima incertezza perché fronteggiavamo un nemico che non conoscevamo assolutamente. Adesso abbiamo cominciato a conoscerlo, sappiamo in maniera, anche per l'esperienza che abbiamo avuto, come poter affrontare questo nemico. E quindi è un patrimonio che non va disperso, un patrimonio che non va perso, certo. È un patrimonio da sfruttare. Siamo nella cosiddetta fase 3, il distanziamento sociale è andato a farsi benedire. Gli esperti continuano ad alzare la voce, loro sostengono che gli assembramenti sono assolutamente da evitare. Purtroppo gli assembramenti sono quotidiani e anche preoccupanti. Vedi quello che è accaduto proprio l'altra sera a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. Si sono riversati tutti in mezzo alla strada, addirittura 3-4 sul motorino, baci, abbracci, soprattutto senza mascherina, e tutto è stato tollerato. Ci sono assembramenti in una manifestazione di piazza, nei raduni, nella movida di fine settimana. La gente si ammassa senza che nessuno ne regoli il flusso. In questo modo il timore soprattutto degli esperti è che possa di nuovo risalire il numero dei contagiati. Preoccupa anche lei? Preoccupa anche me perché lo abbiamo vissuto per esperienza diretta. Nel passaggio fra la fase 1 e la fase 2 eravamo in una situazione ottimale, è bastata una scintilla, un episodio per creare una situazione veramente molto molto pericolosa. E noi non abbiamo nessuna evidenza scientifica che il virus abbia perso la sua forza e soprattutto sembra non aver perso la forza di infezione, di diffusione del contagio. E quindi questi comportamenti sono assolutamente da condannare. Io sono napoletano e sono tifoso del Napoli, però ho vissuto con dolore quelle immagini perché sono immagini che destano preoccupazione. E mentre sono anche il sintomo di una volontà di rinascere, di ritornare alla vita di tutti i giorni, a gioire e a stare insieme, perché poi noi siamo tutte persone che amiamo stare con gli altri, però l'altra faccia della medaglia è una faccia molto pericolosa, ecco, e quindi non bisogna perdere, certo, l'attenzione. La realtà è che da una settimana, parliamo un po' a livello dei numeri a livello nazionale, soprattutto in Lombardia, sia il numero assoluto di nuovi casi, sia il rapporto fra nuovi casi e soggetti testati sono in costante salita e noi non possiamo assolutamente permetterci di arrivare all'autunno con questi numeri. Perché se il virus riparte e ci sono ancora migliaia di contagiati, rischiamo di trovarci questa volta diritti alla porta verso l'inferno. Il virus è ancora lontano dall'essere debellato, questo ci teniamo a ripeterlo ad oltranza in questa trasmissione. Lei teme un ritorno del virus, dottor Florenzano? Io devo temere un ritorno del virus perché, come ho detto più volte, nella nostra strategia e in tutte le strategie che si compiano bisogna sempre disegnarsi lo scenario peggiore. E ritornando alla prima domanda che mi ha fatto, anche abbiamo omesso di ricordare che c'è anche una questione di tempi di realizzazione che in un'ipotesi sono abbastanza lunghi, nell'altra sono molto più brevi. E quindi io temo e immagino, devo immaginare lo scenario peggiore. Perché devo immaginare lo scenario peggiore? Perché solo immaginando lo scenario peggiore possiamo essere pronti a settembre, ottobre per un'eventuale ricomparsa
dell'infezione. Ecco, intanto un aspetto positivo è che tutti stanno parlando proprio negli ultimissimi giorni, anche nelle ultime ore, di un vaccino che potrebbe addirittura arrivare prima dell'autunno, quindi speriamo che sia così. La comunità scientifica ha profuso uno sforzo immane, perché i tempi per la realizzazione di un vaccino sono normalmente molto, ma molto più lunghi, e alcune volte non si è manco riuscito purtroppo a realizzare. E lo sforzo è immane, c'è una tempesta di cervelli, tutto il mondo sta ricercando una soluzione. Arrivano dei segnali incoraggianti, però i vaccini sono sempre, prevedono sempre una fase di sperimentazione, e questa fase di sperimentazione sarà l'unica che poi ci darà l'eventuale certezza di una soluzione, che poi è quella che tutti ci auguriamo, perché con il vaccino sicuramente avremo un'arma importante per difenderci. Rivolgiamo per un attimo lo sguardo all'assistenza territoriale. Qual è il suo punto di vista? L'assistenza territoriale svolge un ruolo importantissimo. Anche le differenze tra regione e regione nel fronteggiare la fase pandemica hanno messo in risalto che dove c'è un'assistenza territoriale che funziona, si è avuta una maggiore forza di reazione nel combattere la pandemia. Il Molise ha delle strutture importanti, strutture territoriali importanti, e ha degli uomini e delle donne che lavorano in maniera egregia. Sono stati sempre al nostro fianco, penso ai medici di medicina generale, insomma a tutte le persone che sono state anche in prima linea per fronteggiare questa situazione. È importante non solo poi per la questione Covid, ma per tutto il resto delle patologie che comunque continuano a esserci. C'è stata molta polemica sulla circostanza che noi abbiamo molto contingentato le visite ambulatoriali. È stata una necessità, perché in tempo di guerra bisogna fare delle scelte e bisogna fare una strategia che sia la più difensiva possibile, quindi a fronte della necessità, del bisogno di salute di tutti, si è dovuta scegliere una restrizione della nostra offerta, perché c'era un pericolo maggiore che era quello del virus. Adesso stiamo ritornando, quando abbiamo chiuso è stato molto semplice, perché si è deciso di chiudere alcune attività e dalla sera alla mattina lo si è potuto fare. La fase di riapertura è stata una fase complessa, perché ha dovuto prevedere la previsione di percorsi, di strumenti, e ha ingenerato anche tante polemiche, come non manca mai, e quelle però le abbiamo affrontate, come abbiamo affrontato la riapertura, con la collaborazione di tutte le persone che avevano la volontà di risolvere un problema. E quindi è molto importante la riapertura di tutte le attività territoriali, che ci consentiranno e ci consentono di rispondere in maniera appropriata al bisogno di salute. E anche in quest'ottica, io parlo sempre anche poi dei numeri, perché la mia formazione poi non è da medico, ma è, diciamo, un po' più amministrativa ed è basata sulla valutazione economica delle situazioni. Avere delle risorse importanti per potenziare queste strutture è un obiettivo che io mi sono posto e che voglio perseguire. Il 3 è il numero perfetto, perché bilancia poi tante situazioni. Si attende la nomina del direttore amministrativo, dopo la sua nomina e quella di Scarpato, non c'è due senza tre. Quando, diciamo, ci sarà questa nomina del direttore amministrativo? Io spero di nominare quanto prima il direttore amministrativo, perché è una figura importante nella gestione di un'azienda. Lo dico per esperienza diretta, perché ho svolto questo ruolo per un po' di numero di anni e quindi so molto bene quali sono i compiti che deve ricoprire e qual è l'importanza del contributo del direttore amministrativo. Fino adesso non l'abbiamo nominato perché attendevo la conclusione dell'albo regionale del Molise, anche perché sinceramente non mi andava di ricorrere a un albo di regioni vicine, anche perché immagino che è giusto anche premiare le professionalità che sono presenti in Molise. Quindi sto attendendo con trepidazione la conclusione di questa procedura per poi poter effettuare la scelta. Bene, io la ringrazio, dottor Florenzano, per essere stato con noi quasi 4 mesi, insomma, la ringrazio soprattutto per la sua disponibilità, e credo che sia stata apprezzata anche dai tanti molisani che seguono ogni settimana Conto alla Rovescia. Io veramente ringrazio voi e ringrazio anche tutti i molisani, perché al di là di quello che può accadere sui social, dove purtroppo qualche volta sono stato attaccato
con frasi pesanti, non tanto rivolte a me, ma rivolte alla mia famiglia, quindi qualcosa di molto spiacevole. Però la stragrande maggioranza delle persone che incontro mi salutano veramente con cordialità, e questa è una cosa che mi riempie di orgoglio e di gioia, perché io sono una persona non abituata, non ero una persona abituata a stare davanti alle telecamere, e però so che nella gestione di una pandemia è molto importante la comunicazione. Voi mi avete dato l'opportunità di poter dire sempre con chiarezza quello che accadeva, e credo che sia stata una cosa molto importante, perché mi sembra che, come mi dice lei, i cittadini del Molise abbiano compreso questo sforzo, almeno questo penso che sia. Bene, io la concedo in modo molto semplice, sperando di non doverla richiamare qui, perché sa, qualche puntata speciale anche durante l'estate potremo sempre farla. Io mi auguro di no, perché la situazione qui in Molise è abbastanza, speriamo che anche durante l'estate migliori sempre di più. Io mi propongo per le prossime volte, magari portando notizie buone, notizie. Beh, che durante il nostro TG comunque sarà sempre protagonista. Certo, notizie che di acquisti, di investimenti su strumenti, di acquisizione del personale. Anche perché il nostro bravo, giovane, dinamico direttore Pierluigi Boragine le sta sempre un po' addosso. Sì. Un po' addosso. Va bene, allora va bene. Io la ringrazio per la sua sensibilità. Ed ora, prima di collegarci con Adalberto Cufari e Franco Valente, prego la regia di mandare in onda un contributo da Venafro realizzato dal nostro Nicola De Santis sulla festa di San Nicandro, naturalmente in tono minore in epoca Covid, con statue addirittura spostate di notte e pontificale blindato. Solo 100 fedeli hanno potuto assistere alle celebrazioni per i Santi Martiri. 100 persone disposte ordinatamente sul piazzale della Basilica, munite di mascherina e di pass. Una cerimonia in forma ridotta, ma non per questo meno sentita da parte dei venafrani, che ormai hanno imparato a convivere con l'emergenza sanitaria. Ognuno aveva una sua proposta, una sua soluzione, io avevo la mia, però devo dire che alla fine il compromesso trovato non soddisfa forse pienamente tutti, però soddisfa le esigenze di tutela della salute con le esigenze di rispetto della nostra devozione. Sappiamo riscoprire i momenti importanti di questi giorni anche attraverso le limitazioni che quest'anno purtroppo ci troviamo a vivere, e soprattutto che siano giornate da cui ripartire per un nuovo slancio per tutta la nostra comunità. La si vive molto tristemente, la si vive. Purtroppo siamo abituati a viverla diversamente. Colpa del Corona 19, purtroppo, questo è, dobbiamo accettare com'è. La sentiamo sempre uguale, per noi è uguale, anche se non c'è una processione, ma siamo sempre devotissimi. Sì, rimane sempre lo stesso, la devozione per San Nicandro è uguale per tutti gli anni. Beh, sicuramente in modo molto diverso rispetto agli altri anni, quindi sicuramente rimane una festa molto sentita da tutti, anche se quest'anno vissuta in modo diverso. Però l'importante è andare avanti e sperare che tutto vada per il meglio. Beh, sicuramente è una festività anomala quest'anno. Ci stiamo adattando e ci adeguiamo a questa situazione. Mascherina, pass e si fa la messa contingentata. È un ricordo della nostra vita, mai successo una cosa così. Comunque dobbiamo andare avanti, purtroppo la vita continua e bisogna stare attenti. Davanti all'edificio di culto i simulacri di Nicandro, Marciano e Daria, col sindaco Alfredo Ricci che, come da tradizione, ha consegnato al vescovo Camillo Cibotti i ceri per rischiarare il cammino nelle tenebre e le chiavi di Venafro, affidamento simbolico della città alla protezione dei Santi Martiri. In questo periodo così di pandemia proprio si pensava che anche questa circostanza molto solenne per Venafro, ma per tutta la diocesi, si dovesse fare a meno almeno del ricordo quello liturgico. Invece ringraziamo Dio, se manca quella parte esterna della processione, invece la partecipazione, anche se limitata a dei numeri per la sicurezza, è stata garantita a tutti, e quindi la celebrazione è anche particolare, anche giustamente lei sottolineava, più sentita, perché sicuramente rimarrà nella storia. Lei pensi che la processione neanche nel periodo di guerra è stata interrotta,
e invece adesso ecco, penso che è più di una guerra che stiamo combattendo, quella più seria, quella della nostra vita, della nostra salute. Beh, certamente è un anno particolare, un anno complicato in cui ci troviamo a vivere anche la nostra devozione, le nostre tradizioni in una maniera differente. Ci sono state molte limitazioni che hanno fatto saltare tutti i programmi ordinari. Sappiamo tutti del legame forte che unisce i cittadini ai Santi Martiri e in particolare ai riti religiosi e in particolare alla processione del 18 sera. Abbiamo dovuto fare delle rinunce, abbiamo lavorato alacremente insieme alle autorità ecclesiastiche, al vescovo, prefetto, questore o in genere autorità militari per trovare un equilibrio che fosse tra la prudenza e il dovuto rispetto delle regole e il rispetto per la devozione dei venafrani verso i Santi Martiri. Bene, abbiamo visto questo servizio di San Nicandro ai tempi del Covid ed ora abbiamo qui nei nostri studi il noto giornalista Adalberto Cufari. Che di lezioni da impartire a tanti. No, nessuna lezione. Beh, va bene, lasciamo stare. No, ciò che ha fatto rimane. Quindi no, quello che è Adalberto Cufari attualmente. Rimane quello di una volta, sempre un grande professionista, un grande uomo, soprattutto di cultura. Come altro uomo di grosso spessore culturale, Franco Valente, che dovremmo avere in collegamento. Ecco, lo vediamo. Con la sua folta barba bianca, vedi? La saggezza, l'immagine della saggezza. L'immagine della saggezza. Dovessimo perdere, anche altre foto piuttosto. Insomma, ha visto questo servizio sulla festa di San Nicandro al tempo del Covid? Un po' di amarezza c'è, insomma, no, Valente? Ma mi sentite prima di tutto? Sì, perché... benissimo, benissimo. Ma quest'anno è stata una festa assolutamente anomala, è evidente che le difficoltà nazionali si sono ripercosse anche sulla situazione locale, però credo che ci sia necessità di un grande ripensamento su tutta la festa di San Nicandro. La festa di San Nicandro non è una processione e basta. Non è un fatto religioso e basta, è prevalentemente un fatto religioso, ma è anche un fatto antropologico attorno a questa cerimonia che è unica e particolare. In tutto il mondo si fanno processioni, quella di Venafro ha un cerimoniale particolare. Purtroppo quest'anno sembra che tutti abbiano perso la memoria, si sono fatte delle cose incredibili, no? Praticamente è una processione che ha perso tutta la sua dignità, la sua importanza, la sua storia. E magari di questo poi possiamo parlare più avanti. Bene, e intanto anche a Campobasso un po' di tristezza con i misteri che sono rimasti in naftalina, però si sono dati da fare lo stesso con qualche attività così in loco nel Museo dei Misteri. Ma è un surrogato, è una toppa, è una ricerca di accomodamento, di una scappatoia. Ma come diceva benissimo Franco, che esaltava la processione di San Nicandro anche come fatto antropologico, oltre che religioso, la stessa sfilata dei misteri rappresenta per la città capoluogo e credo per il Molise intero una tradizione straordinaria. Che assomma fede e laicità in una combinazione spettacolare di notevole portata. Ecco, anche se in forma ridotta si sta pensando di fare un'edizione a settembre per salvare un po' il 2020. Sì, ma già c'è stato l'esperimento della quella a Natale. Ecco, esatto, invernale, della sì. Cosa invernale. Ha avuto successo, però sono quelle, diciamo, quelle deviazioni da parte dalla tradizione, dalla storia che... Secondo me non arricchiscono, impoveriscono la cosa. La tradizione è fondamentale, per me le radici devono rimanere salde, insomma muoverle, rimuoverle è sempre, mette sempre a rischio la veridicità degli eventi. Valente, com'è cambiata la sua vita in tempi di Covid? Ma sostanzialmente è rimasta la stessa, con l'unica aggravante che non posso uscire, che rimango in casa.
e quindi il Molise mi manca soprattutto per questo, non posso girare per i paesi, che per me sono la vita, sono tutto ciò che io conosco è legato alla conoscenza della regione, che io ritengo, dal mio punto di vista, originale, diversa dalle altre. È una piccola regione, ma ha delle capacità di raccontare la storia che altre regioni non hanno, in altre regioni ci si perde. Nel Molise ci si riconosce, si riesce ad avere il senso della partecipazione alla propria storia. Purtroppo però le cose vanno male. E questo momento del Covid doveva essere un momento di riflessione per capire quali errori stiamo facendo, che cosa stiamo perdendo. Io ho il terrore di tornare nei comuni e vedere i paesi trasformati per due motivi. Il primo, perché la gente se ne scappa dal Molise, non c'è nessun interesse dei giovani a rimanere in questa regione. E il secondo motivo è che quei luoghi, quelle comunità che sono rimaste ancora attive stanno distruggendo il paesaggio, stanno distruggendo la storia, stanno riducendo il Molise a un luogo banale, un luogo che si trova da tutte le parti, un non luogo. E questo è un termine che in sociologia viene utilizzato, un non luogo, un luogo che esiste ma che ha perso tutte le caratteristiche della sua origine, della sua originalità, delle sue radici. Mi permetto con entrambi di fare una riflessione sugli assembramenti, perché se ne vedono davvero troppi. Ricordiamo quando ha contato anche la partita con l'Atalanta all'inizio della pandemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Comunque decreto legge del 16 maggio alla mano. Il divieto di assembramento è ancora considerato in vigore. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Dunque almeno un metro di distanza uno dall'altro, ma tutto questo non avviene, Cufari. Oddio, c'è il racconto di un italiano responsabile nella fase della chiusura totale, che ha saputo rispettare le regole convintamente. Nella seconda parte, quando appena si è allentata la condizione... Come? Liberi tutti. Liberi tutti. No, appena hanno percepito questa possibilità di muoversi, di interagire, di fare, hanno perso i freni inibitori e quindi si manifestano con eccessivo entusiasmo anche nel rapporto interpersonale. E sicuramente gli scienziati, i virologi sono tutti preoccupati e hanno ragione per esserlo. E dovremmo altrettanto esserlo noi singolarmente, perché da ognuno di noi dipende il senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Ecco, ma soprattutto i giovanissimi, la fascia dai 12 ai 15, 16 anni sono quelli che preoccupano di più nelle movide. Ad esempio stasera fra Campobasso, Isernia, Termoli saranno tutti in mezzo alla strada senza la mascherina. No, ma basta vedere lo spettacolo di Napoli che avete fatto tutto. Cenno certo. Precedentemente per dire insomma che là dove c'è un falso entusiasmo, perché la manifestazione di gioia per una vittoria inaspettata, ricercata, voluta, insomma ottenuta, poteva avere una diversa manifestazione, più coerente, più seria, più posata. Quel fatto di liberarsi in forme proprio anche volgari, bagni nella saltare, gridare senza mascherina, vuol dire proprio aver perso completamente il senso della misura. Ecco, durante i giorni grigi il paese ha subito delle limitazioni che molti hanno ritenuto violazione della libertà personale. Poi la gente si è stancata e ha deciso di riprendersi i propri spazi. Si trova d'accordo su questa mia riflessione, Valente? Ma indubbiamente è drammatico rimanere in casa per tante persone, perché chi non ha spazio, chi non ha spazi verdi, non ha giardini, vive in condominio, sicuramente passare le giornate intere è peggio che stare in prigione. È ovvio che prima o poi questa rabbia, questa impossibilità di muoversi si scarica in qualche modo. Io sinceramente non sono particolarmente preoccupato di quello che sta accadendo, non peraltro perché
è un rischio calcolato. Oggi la situazione è diversa da quella che era di qualche mese fa, per cui anche la certezza di poter essere assistiti in una maniera diversa da come si sarebbe svolta l'assistenza qualche mese fa, ecco, consente di muoversi con una certa libertà, ma una certa libertà non significa poter fare tutto. Noi non vogliamo rendere conto che è profondamente cambiata la situazione di ognuno di noi. Ognuno di noi deve stare attento a seguire delle regole. A volte basta seguire le regole per stare in qualche modo tranquilli. Purtroppo poi c'è l'imbecille che non segue le regole, pensa che tutto sia possibile, per cui si gira senza mascherine, ci si abbraccia, si scambia effusioni che magari non hanno neanche necessità di esistere, e quindi si finirà per ricominciare un'altra volta da capo. Però poi la gente è convinta che la medicina, che i medici, gli assistenti oggi abbiano capacità di operare molto meglio di prima, ecco, fa che chiunque si senta nella possibilità di fare ciò che gli pare piace. Ecco, chi invece... Io volevo tornare a una questione, perché probabilmente se ne sta parlando pure troppo, ognuno dice la propria, e non mi sento neanche di dare dei consigli, perché è difficile già a ognuno di noi sapere come si deve comportare, figuriamoci se possiamo dare consigli agli altri. Io volevo tornare un attimo alla questione di San Nicandro, no? Per la quale ho scritto parecchie pagine di protesta per quello che è accaduto. Allora, quest'anno non era assolutamente il caso, cioè bisogna prendere atto che è cambiato qualcosa, non era assolutamente il caso di fare quella sceneggiata di mettere la statua di San Nicandro in un carro bestiale, perché tale deve essere definito questo carrettone della protezione civile, nel quale alcuni matti, io dico matti nel vero senso della parola, senza mascherine, senza niente, hanno preso in braccio le statue, che hanno una loro dignità, devono essere rispettate, abbiamo invitate in questo carrettone per portarle dove? A San Nicandro, a fare che cosa? Allora qui nasce il problema. Io posso capire che, ecco, la statua ha una sua funzione religiosa, è un simulacro, significa qualche cosa, ma chi ha fatto queste operazioni non si rende conto di aver trasformato la statua in un feticcio, in un elemento che non ha nulla più a che vedere con la tradizione, con la religione, con la religiosità. I venafrani che hanno fatto questa operazione dovrebbero chiedere perdono a San Nicandro, perché non sanno neanche che nelle statue le reliquie non ci sono, le reliquie stanno a San Nicandro, il sepolcro di San Nicandro sta a San Nicandro, quindi era assolutamente inutile questo trasporto bestiale che si è fatto. E allora andava fatta una bella cerimonia che era stata organizzata in questo modo nella chiesa dell'Annunziata, che io ritengo la più bella chiesa del Molise, ecco, e ridurre tutto a un fatto devozionale, senza necessità di queste espressioni popolaresche e non popolari di fanatismo che non portano nessun giovamento né alla storia né alle tradizioni, tantomeno al turismo, se qualcuno ritiene che queste siano delle sceneggiate turistiche. Bene, ha fatto questa riflessione. È una filippica, non è una filippica, fatele, manca una riflessione. Sì, però non si può dire sempre va bene a tutti quanti. Il comitato ha fatto uno sforzo colossale, io apprezzo, ma chi si mette oggi a raccogliere soldi per una festa? Veramente sono degli eroi quelli che fanno parte del comitato, però dovrebbero studiare. E io ho riconosciuto una grande dignità nel comportamento sia del vescovo che dei cappuccini, che hanno mantenuto anche una dignità nelle cerimonie. Invece poi c'è stato lo sbracamento, il appropriarsi in maniera incivile di una cerimonia che invece appartiene alla storia, non appartiene a quelle quattro persone che invasate che quella sera hanno trasportato nel carro bestiame le statue di San Nicandro, che peraltro hanno un bene, valore. Forse chi è che riesce ad apprezzare molto anche l'aspetto proprio anche del virus sono quelle persone che sono state risultate contagiate, o qualche caro amico che è risultato positivo al Covid, che ha subito un bel trauma psicologico e ancora non ne viene fuori, Cufari.
Ma non è necessario, secondo me, patire personalmente la difficoltà di sopravvivere, perché questo si è trattato. Cercare di sopravvivere, ma migliaia e migliaia non ce l'hanno fatta, quindi il danno sanitario è notevole e pesantissimo. Sarebbe bastato vedere alcune immagini. Cioè, noi non sappiamo, solo qualche virologo, qualche medico ha raccontato la difficoltà di assistere un malato di Covid e come il trapasso sia stato drammatico, faticoso, veramente a tratti inumano. Sapere queste cose, farle proprie, digerirle, assimilarle, sarebbe secondo me un esercizio quotidiano da fare, proprio per evitare certi cedimenti all'entusiasmo, certi cedimenti alla concezione così aleatoria del vivere. Si è fatta un'idea perché l'emergenza sanitaria ci ha trovati un po' impreparati, io dico in generale tutta l'Italia. Perché la politica sanitaria negli ultimi 10 anni ha prodotto un ridimensionamento dei servizi sanitari, una sottovalutazione del servizio pubblico sanitario e ha esaltato invece di converso il servizio sanitario privato, che però per la sua natura ha un interesse specifico nell'assistenza, non bada ai malati cronici, ma ha bisogno di fare interventi veloci, immediati e remunerativi. Quindi abbiamo ceduto la sanità a una concezione utilitaristica e economicistica, che certamente non ha giovato. Ora abbiamo preso coscienza e stiamo facendo tutti, e stanno facendo soprattutto i politici, coloro che portano la responsabilità dei tagli alla spesa sanitaria, la voglia, la volontà di ricostituire una realtà diversa, anche sotto la minaccia di una seconda fase del virus. Ecco, Valente, forse sarebbe andata diversamente se avessimo avuto la giusta consapevolezza sin da subito di quello che stava accadendo. Ma allora, quando nel 600 c'è stata la strage nel regno di Napoli a causa della peste nel 1656, la gente, per risolvere i problemi, perché la sanità funzionava male pure allora, faceva le processioni, e facendo le processioni ha finito per aggravare ancora di più la situazione del contagio, e noi non abbiamo imparato niente, che quando ci sono queste situazioni bisogna starsi a casa, no? Evitare le manifestazioni pubbliche, che siano processioni o partite di pallone. La cosa strana è che io ho avuto, credo sia abbastanza noto perché se ne è parlato, ho avuto un problema, io sono miracolato, un anno fa io non ricordavo neanche come mi chiamavo, avevo perso anche la memoria, e sono stato curato a Breccia da Troise, che è uno dei più grandi luminari, ma per puro caso sono finito da Troise, che è molisano e opera a Brescia. Cioè la medicina, la chirurgia di Brescia sta in mano a un molisano, che qui non viene apprezzato, ma che a Brescia è un padreterno. Eppure Brescia è una delle città che ha la sanità migliore in Europa e ha avuto questi disastri incredibili. Perché? Perché la superficialità, voi vedete le interviste, no? dei nostri amministratori politici, ma non voglio parlare di destra e di sinistra, ma l'arroganza dei milanesi, che non vogliono neanche chiedere scusa per il disastro che hanno combinato i politici, la dice lunga. Ci sono stati degli errori politici, non tecnici. I medici della Lombardia sono tra i migliori al mondo, eppure è successo quello che è successo. Allora il problema non è tecnico, non è scientifico, è politico. Quando il politico sbaglia, se ne deve andare a casa. E nella Lombardia non hanno sbagliato i cittadini, non hanno sbagliato i medici, non hanno sbagliato gli infermieri, hanno sbagliato i politici. E ancora oggi stanno sbagliando per quello che stanno combinando, in una gestione che punta semplicemente alla difesa degli interessi personali di gruppi monopolistici, quando invece la sanità deve essere veramente, mantenendo i rapporti, sani rapporti con il privato, ma deve essere una sanità orientata verso il pubblico,
voi immaginate che quello che sta succedendo in America o nei luoghi dove non esiste la sanità pubblica come in Italia, il disastro è portato in atto. E poi dovremmo un poco riflettere che la Lombardia della grande industria in effetti poi si è sacrificata, si è suicidata per conservare le attività industriali, non per salvare i cittadini. Comunque dobbiamo anche rilevare che la Lombardia è la regione che ha la maggiore densità demografica di tutte le altre regioni d'Italia, quindi può darsi anche che il maggior flusso di persone abbia poi sta ancora caratterizzando un po' l'andamento di questa pandemia. Mi permetto di obiettare che quando si è deciso di decretare zona rossa quella parte della Lombardia, l'operazione è stata molto difficile perché chi comandava, cioè gli industriali, non volevano che si chiudessero le fabbriche, e questo è il vero motivo per cui c'è stata la diffusione. Non c'entrano i cinesi, non c'entrano i tedeschi, non c'entrano i diffusori. Bene, ora l'ultima speranza, Cufari, è proprio relegata al vaccino, che da qualche giorno a questa parte si stanno accendendo i riflettori. Molti sostengono che non ci sarà più l'anno prossimo, ma potrebbe esserci addirittura nei mesi di agosto e settembre. Questo sarebbe veramente un'ancora di salvezza per tutti. Ma la scienza medica ha dimostrato di non vivere di certezze, anzi vive di dubbi. Questo fatto di anticipare eventuali soluzioni miracolistiche, perché sarebbe poi un miracolo, tutti quanti, la storia dice che i vaccini hanno bisogno di una lunga fase di sperimentazione sull'uomo, preceduta questa fase da altre forme di sperimentazioni, quindi si cerca di animare un pochino la concezione collettiva dell'italiano, degli italiani, per cercare di alleviare, di dare una speranza, di tirare avanti, di avere un minimo, diciamo, di speranza in una soluzione definitiva, perché il vaccino sarebbe poi la soluzione definitiva, qualora il vaccino che verrà scelto abbia le caratteristiche decisive scientificamente provate. Un'altra pandemia, Cufari, sono le fake news e la proliferazione ossessiva delle notizie, o voler comparire a tutti i costi sui social. Ma hanno fatto una task force per ridurre o eliminare o combattere le fake news, ma a quanto pare si vive di fake news, perché è il sistema stesso della rete, del web, che aiuta a essere, diciamo, protagonisti anche non avendo le qualità per esserlo. Tutti quanti hanno la facoltà, la possibilità di esternare, e quindi nell'esternazione da parte di un irresponsabile diventa equivalente alla esternazione di un responsabile, e questa dicotomia tra verità e bugia sta disorientando l'opinione pubblica e il comportamento delle masse. Ecco, Franco Valente, anche lei ha un profilo Facebook che gestisce comunque in modo intelligente, da uomo di grande cultura, perché la cultura è da sempre il termometro principale di umori, tendenze, cambiamenti che si muovono nel tessuto sociale, ed è evidente che configurando una situazione tra un prima e un dopo si dovrà poi fare i conti con tutto ciò che è cambiato, senza avere paura di affrontare anche gli aspetti negativi. Ma io faccio parte di una categoria di persone impropriamente definita di cultura. Io sono un appassionato della storia, dell'arte, dell'architettura, e mi limito a godere di questi benefici. Purtroppo però le persone che sono appassionate di storia, di arte e di architettura non sono ben viste dal potere politico. Lo vedo con le mie pagine su Facebook, che sono visitatissime. Io credo di avere 5 o 6.000 visualizzazioni al giorno dell'articolo che ogni giorno scrivo sulla nostra regione, nell'indifferenza totale della classe politica, ma non di destra o di sinistra, non gliene frega niente a nessuno di queste cose. Eppure l'elemento vitale della nostra realtà è proprio la cultura, la storia, gli edifici, i luoghi fisici,
nei quali noi ci muoviamo. Se venissero cancellati i nostri centri antichi, il Molise diventerebbe un deserto, diventerebbe un luogo poco appetibile. Noi oggi abbiamo la fortuna di avere una regione che si è mantenuta libera dal Covid, ma nello stesso tempo è mantenuta schiava di un potere politico che non capisce la grande importanza che ha il proprio patrimonio. Noi non abbiamo tantissime cose, ma quelle cose che abbiamo sono di valore internazionale. Penso a San Vincenzo Volturno nel disastro totale, penso al Isernia, il sito preistorico di Isernia, penso ai tanti siti archeologici, ma pensate che oggi Pietrabondante è chiusa Pietrabondante, dove non c'è un caso di Covid da un milione di anni, è chiusa, cioè il teatro di Pietrabondante che potrebbe essere visitato da migliaia di persone, quindi approfittare di questi problemi che hanno gli altri per poter facilitare l'accesso. Insomma, il Castello di Venata è chiuso, cioè tutti i luoghi per eccellenza che dovrebbero dare possibilità di sopravvivenza dal punto di vista culturale sono interdetti anche ai molisani, non solo ai molisani. Bene, allora ora vorrei però da entrambi avere un giudizio su quanto sta accadendo nel mondo della magistratura. Il presidente Mattarella ha scosso le toghe e il CSM, bisogna andare oltre la degenerazione delle correnti, ha detto proprio ieri il presidente capo dello Stato Mattarella. Prima Cufari e poi Valente, un attimo, prima Cufari. Facciamo una partita a tennis, Franco. Mi consento uno spazio, non posso fare a meno di sottolineare la saggezza scientifica di Franco Valente e la brillantezza dell'esposizione. Franco è un protagonista della cultura molisana, è un protagonista, anzi lui modestamente si tira fuori, ma tutti coloro che lo sono veramente non si ritengono di esserlo, uomini colti. Franco lo è e la sua capacità di rendere leggibile, di appassionare la visione di un reperto storico, le sue pubblicazioni sono un patrimonio inestimabile, va detto. Insomma, Franco lo consideriamo, io lo considero un fratello, ma un amico, però dal punto di vista culturale per me va considerato un totem. D'accordo. Nel Molise, un totem. Allora, parliamo dei magistrati ora, Cufari. Beh, i magistrati... 30 note. Ma qui pure è una cosa delicatissima, perché in questa, diciamo, pandemia che si è verificata col caso Palamara, ancora con una coda ulteriormente polemica con la nomina di Cantone a procuratore di Perugia, sta dimostrando proprio lo sfilacciamento del sistema giudiziario. Mattarella, che è il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, si è tenuto fuori, istituzionalmente si è tenuto fuori e ha la possibilità di richiamare tutti gli altri componenti, insomma, a ritrovare una dignità diversa da quella che hanno espresso finora. Però, in effetti, in questa polemica sta emergendo anche il fatto che un altro Presidente della Repubblica, invece, ha avuto motivo, insomma, di alcune interazioni con il Consiglio Superiore della Magistratura, non limpidamente lineare, quindi insomma siamo veramente in una fase caotica e delicatissima. Bisogna ritrovare il filo logico, insomma, della funzione del Consiglio Superiore della Magistratura, riportare la magistratura ad essere un organismo autonomo ma credibile in quanto serio e in quanto responsabile. Anche se lo ripetiamo, comunque la stragrande maggioranza dei magistrati italiani fa pienamente il proprio dovere. Io sto dicendo il caso specifico. Però, certo. Valente, secondo lei non ci sarebbe bisogno di uno scatto di reni per far recuperare credibilità alla magistratura, che rischia in questa sua caduta d'immagine la sua autonomia e indipendenza? Ma io sono un frequentatore abituale di tribunali. Soprattutto per le querele per diffamazione che mi fanno coloro che... in Italia il ladro non lo puoi chiamare ladro, perché ti querela per diffamazione, vai a finire tu sotto processo e il ladro sarà,
sulla squaglia. Che cosa succede? Che cristianamente, io sono un cristiano con tutti i dubbi che può avere un cristiano, bisogna dire che chi è senza peccato scaglia la prima pietra. I magistrati a volte assumono l'atteggiamento dei uomini perfetti, di quelli che non sbagliano mai, e invece sbagliano anche i magistrati. Anche all'interno della magistratura c'è una parte di magistrati che sicuramente non fa il proprio dovere e stanno venendo fuori. Qual è la bellezza di internet oggi? È che non si può più mentire, non si può più nascondere nulla. Purtroppo si utilizza internet anche per dire delle falsità, ma molte verità vengono fuori proprio perché immediatamente, io in questo momento parlo con voi, ma può darsi pure che mi stia sentendo qualcuno in Australia o in un'altra parte del mondo, la velocità di comunicazione oggi è impressionante. Per cui anche le cose che hanno combinato questi magistrati, che andrebbero cancellate immediatamente dalla faccia della terra, ecco, diventano materiale che ci deve abituare a riflettere. Le sentenze possono essere sbagliate, indubbiamente, però quando c'è la mala fede, la sentenza sbagliata diventa peggiore di una sentenza fatta bene e soprattutto gestita in punta di diritto. E la situazione oggi è drammatica. Purtroppo i tribunali funzionano male. Funziona malissimo, non tanto la giustizia penale, perché poi in fin dei conti la giustizia penale funziona bene, i magistrati, in Italia abbiamo diritto a 3 gradi di giustizia, di giudizio, quindi invece la magistratura non è in grado di risolvere i problemi, è la magistratura civile. I danni che fanno i ritardi delle azioni civili sono incommensurabili, cose che si potrebbero decidere in mezz'ora fanno passare 5, 10, 15 anni, gente che muore senza avere la soddisfazione di avere una sentenza favorevole o contraria che sia. Quindi l'aspetto più preoccupante della magistratura non è né quello penale né quello amministrativo, è l'aspetto civile che porta danni immensi all'organizzazione dei cittadini. Sono iniziati anche gli esami di Stato, Cufari. Ai tempi, durante la guerra, l'ultima guerra mondiale, comunque le lezioni si tenevano anche se cadevano le bombe. E invece oggi, allora ragazzini e professori, quando scoppiava qualche bomba, correvano nei rifugi. Sottoterra. Per questo ha fatto un po' impressione, insomma, chiudere le scuole di ogni ordine e grado, e un po' ha fatto anche testo una lettera molto toccante di un preside del liceo Volta di Milano, Domenico Squillace, che ha rivolto ai suoi studenti. Ha scritto una mail di pensieri e consigli perché poi il sospetto non si trasformi in una caccia all'untore, perché non vedono nell'altra persona che è positiva una minaccia. Perché il vero rischio di queste malattie invisibili, sostiene questo preside, se non si sta attenti, è un imbarbarimento della vita sociale. Questo è un rischio reale, effettivamente, insomma. Però fortunatamente non abbiamo casi di questo genere, non abbiamo... quando si cercava il primo paziente uno, insomma, c'era questo rischio, è stata data subito l'allarme che non si tramutasse in una indicazione, diciamo, di colpevolezza e di responsabilità. Credo che questo sia fatto bene. Per quanto riguarda la scuola, io credo che ci sia in giro una polemica astratta, insomma, speciosa, perché secondo me la chiusura andava fatta ed è stato un bene che sia stata fatta. Pensate in Francia, che hanno aperto e poi riaperto e poi chiuso e poi riaperto, o altrove, dico la Francia, qui siamo ai confini. Io credo che la ministra, che viene massacrata con giudizi, insomma, spesso irrispettosi, abbia fatto il possibile in una situazione estremamente difficile. La condizione della scuola in Italia sono anche le strutture, al di là del corpo docente, del corpo dei discenti, ma il problema non si risolve in un mese, due mesi, in una situazione di emergenza. Quello che si sta facendo, credo che sia stato uno sforzo ragionevole e razionale.
corrispondente alla gravità della situazione. Il fatto stesso di, forse c'è qualche sbavatura, per esempio il fatto di aprire il 14 e poi richiudere le scuole il 17 perché si devono tenere le elezioni, che è stato, le elezioni, la giornata delle elezioni, secondo me dimostra alcuni, diciamo, punti di debolezza nella organizzazione. Però nel complesso, come è stata affrontata la faccenda, io la ritengo positiva. Anche l'esperienza del remoto, del collegamento via internet dalla scuola, pare che abbia dato dei buoni risultati. Bisogna vedere, insomma, dare giudizi sull'immediatezza dell'evento è sbagliato. Bisogna vedere, sedimentare un pochino le esperienze e vedere se sono utili o inutili. Quali sono i tuoi prossimi progetti, Valente? Per qualcuno il mio progetto dovrebbe essere di stare a casa. Abbiamo degli illustri esempi di persone che facevano danni, se pensiamo a Giacomo Caldora, al quale mandavano i soldi perché non si muovesse da casa per evitare che facesse danni attorno. A lei gli mandano i soldi, Valente, gli mandano i soldi per farla rimanere a casa. Quindi ho la facoltà di muovermi come mi pare e piace. Volevo soltanto dire che poche ore fa, un paio d'ore fa, sono stato eletto presidente dell'Istituto Italiano dei Castelli, della sezione Moisana, per cui io per i prossimi 3 anni, ma spero un anno solo sul piano pratico, vorrei dedicarmi esclusivamente alla propaganda culturale, a far conoscere questo patrimonio spettacolare che abbiamo, continuando a parlare sulle piazze se ci verrà concetto, e continuando a parlare delle cose belle che abbiamo nella nostra regione. Noi abbiamo delle cose bellissime che però non conosciamo. Io voglio bene ad Alberto, non tanto per i rapporti di amicizia antica, ma soprattutto perché ad Alberto, qui ci facciamo un poco di sviolinate, il primo come direttore come responsabile dell'ente provinciale per il turismo, che allora era Iserni e Campobasso, di alcune iniziative che hanno costituito la storia del turismo della nostra regione. Purtroppo ad Alberto poi è andato in pensione, altri sono morti e non stanno più nella gestione di questa cosa. L'ente provinciale per il turismo non si capisce più che cosa. Ecco, però Valente, bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare, perché lei ha detto che è stato nominato presidente dell'Istituto Italiano dei Castelli, però diamo anche una parola di ringraziamento anche a Onorina Perrella, che ha tenuto la presidenza, pensate, mi pare per 20 anni, non so se sbaglio, in maniera straordinaria. Io assolutamente non volevo la presidenza. L'ho fatto io comunque, perché la conosco e quindi mi permetto. Non ho neanche votato per a meno di fama la mia posizione. Però Onorina, io sono un devoto di Onorina, perché per 20 anni si è sacrificata la propria attività familiare per dedicarsi esclusivamente alla valorizzazione dei castelli nella nostra regione. Siamo in Italia la regione che ha percentualmente il più alto numero di iscritti. La quantità di manifestazioni che abbiamo fatto, dico abbiamo perché anche io ho partecipato attivamente, è incredibile. Proporzionalmente è l'istituto che ha fatto più manifestazioni di tutti gli altri in Italia, e questo si deve a questa piccola, dico fisicamente donna, Onorina Perrella, di grandissima volontà, con una capacità e soprattutto una dote della diplomazia che io probabilmente non ho, e quindi la mia preoccupazione per il futuro è di non essere diplomatico come è stata Onorina Perrella. Però noi oggi il patrimonio culturale, quello, la ricchezza di questa associazione la mettiamo a disposizione delle scuole, cosa che abbiamo fatto in questi 20 anni, non solo con me ma con tanti studiosi che hanno dato una mano a far conoscere il patrimonio. Ma soprattutto, ecco, è importante far capire che non tutti dormono in questa regione, e chi fa del volontariato dovrebbe essere perlomeno apprezzato dal potere politico, anche perché
sono attività che costano zero agli amministratori. Bene, allora Cufari, cosa consiglierebbe a un giovane che volesse cimentarsi con il giornalismo? Ecco, che consigli darebbe lei a questi ragazzi? In questo momento proprio non sarei in grado di dargli un consiglio, perché anche la stampa, anche questo mestiere sta subendo delle mutazioni profondissime che impongono qualità superiori di moralità, di serietà, di responsabilità e di verità, cose non facilmente, diciamo, attuabili e perseguibili, anche perché il sistema del mediatico è un sistema fortemente condizionato. Io credo che la libertà di stampa sia un'espressione vuota, priva di contenuti. Chiunque ha esercitato e sta esercitando il mestiere dell'informatore pubblico non può non ammettere che i condizionamenti esistano e sono inevitabili, altrimenti il mestiere di giornalista non può essere svolto. Cos'è cambiato dal giornalismo della Prima Repubblica, quando lei ha iniziato la sua attività, a quella di oggi? È cambiato un mondo, è cambiata una cosa immensa. Pensate un po', prima si faceva, intanto si batteva sulla Olivetti, certo, sulla macchina per scrivere, quindi la fatica immensa. Poi addirittura si dettava agli stenografi l'articolo con punte e virgola. E poi si faceva il fuorisacco, cioè si stava in redazione fino alle 11 la sera per prendere il treno che andava a Roma per mandare in busta gli articoli che poi il giorno sarebbero stati pubblicati sulle pagine regionali. Quindi è cambiato il mondo, adesso la velocità, diceva bene prima Franco, cioè che la rete ha vantaggi e svantaggi. Uno dei vantaggi è la celerità, l'immediatezza della comunicazione. Invece Valente, in cosa consiste il compito di uno scrittore all'epoca del Covid-19? Di farsi capire soprattutto. Il 90% delle persone di cultura, chiamiamole di cultura, non si fanno capire, parlano a se stessi. Invece è importante, come è importante per il giornalista di spiegare bene, di facilitare la comprensione di un fatto, di un avvenimento, così dovrebbe essere lo storico dell'arte, lo storico dell'architettura, lo storico in generale. Bisogna farsi capire, e questa è una dote che non si acquisisce per grazia ricevuta, ma bisogna studiare, bisogna capire e soprattutto capire che cosa si dice nel Molise: mettiti con chi è meglio di te e fagli i vestiti. Noi dovremmo apprezzare le cose fatte bene nel Molise, non solo nel Molise, ma in Italia ci sono tantissimi geni della comunicazione. Noi da questi dovremmo imparare e comunicare. Invece a volte cerchiamo di scimmiottare altri che magari non hanno fatto nulla, non hanno capacità, e addirittura sono anche critici, nel senso che non si fanno neanche capire. Noi spesso pensiamo che uno è buono perché non ci abbiamo capito niente di quello che ha detto. In questo periodo, Adalberto Cufari, prevale e affiora soprattutto spesso la parola diffidenza nei confronti di tutti. Perché si è così difficili in questo momento? Perché l'esercizio della sincerità, prima Franco ne ha fatto una citazione pertinente, l'esercizio della sincerità è una virtù, e le virtù oggi non godono di buona stampa, per rimanere in tema. Io diffido sistematicamente di chi mi sta di fronte, perché è la storia che lo dice. La comunicazione corrisponde non più all'interesse personale, anzi soprattutto all'interesse personale, non a quello collettivo. Per cui la prevalenza è egoistica, e quindi la diffidenza è giustificata. Bene, allora io vi ringrazio per essere stati con me in quest'ultima puntata dell'anno di Conto alla Rovescia. Due uomini di grossa cultura, di grosso spessore, Valente, che naturalmente se l'è presa anche con San Nicandro, non con San Nicandro, ma con chi ha trattato San Nicandro in quel modo. Ma guardi che c'è stata un'equivalenza, scusa Franco,
La statua della Madonna dei Monti, largamente venerata, legata alle tradizioni, come ha subito la stessa sorte. Mentre Franco ha fatto riferimento a un camion, addirittura la statua della Madonna dei Monti è stata messa in un furgoncino come un catafalco, avvolto in un panno nero. Quindi mi associo perfettamente alle valutazioni. Bene. Storico, diciamo, culturali e sociali. Grazie ad Adalberto Cufari e Franco Valente. Io ora mando in onda un servizio che quanto riguarda un po' gli esami che si stanno facendo, primo giorno di scuola, come è andata, vediamo questo servizio e poi avremo il lungo faccia a faccia con il governatore del Molise, Donato Toma. Buonasera. Al via gli esami di maturità per quasi 3.000 studenti in Molise, 2.486 per l'esattezza, che si trovano ad affrontare a causa del coronavirus un esame come mai nessuno si sarebbe aspettato, almeno fino a qualche mese fa. Non c'è la prova scritta, ma un maxi orale omnicomprensivo. Tuttavia l'ansia dei ragazzi è sempre la stessa. Paura soprattutto di farmi sopraffare dall'ansia, quindi... L'ansia è un brutto scherzo, non lo so, comunque con le mascherine, la distanza di sicurezza, tutte le precauzioni, è la prima volta che ci troviamo in questa nuova realtà, è tutto diverso. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Dal punto di vista dell'ansia niente, perché comunque, però la situazione è un po' diversa, ci hanno fatto sapere in ritardo come avverrà il tutto, insomma è un po' imprevedibile questo esame. Certo non ci sono gli iscritti, siamo agevolati sotto questo punto di vista, però rimane comunque un esame. Tu sei preparato? Lo spero, scopriremo subito. In bocca al lupo. Grazie mille. La fase è complessa, ci sono molte difficoltà, ci sono stati molti imprevisti, però comunque ha i suoi pro e i suoi contro. I pro sono stati da un lato la didattica a distanza, che è sicuramente più facile e tranquilla, però anche i suoi contro, in quanto manca l'incontro con i docenti, con gli studenti. Speriamo di riuscire a farcela. Mascherina per tutti a scuola, solo gli studenti possono toglierla durante il colloquio e distanza di almeno 2 metri dagli esaminatori. Il nuovo esame di maturità dell'era Covid è questo: gel igienizzanti e dispositivi di protezione, percorsi di ingresso e di uscita dagli istituti, le aule ben areate e pulite alla fine di ogni sessione di esame, sia la mattina che il pomeriggio. Ogni candidato ha con sé un solo accompagnatore che deve a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina. Siamo stati al liceo classico di via Scardocchi a Campobasso e al liceo scientifico del Convitto Nazionale Mario Pagano. Il Covid non ha fermato le palpitazioni e l'ansia di una prova che segna il passaggio successivo al percorso dell'adolescenza. Emozionati i docenti tanto quanto gli studenti. Beh, anche noi siamo abbastanza emozionati perché è un esame completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Non ci sono più le prove scritte, quindi valutiamo solo la parte orale, l'elaborato che ci hanno presentato i ragazzi, e anche noi siamo un po' timorosi di questo esame, ecco, perché il primo siamo un po' sotto la lente di ingrandimento anche noi. Loro, contrariamente a quanto detto in quest'ultimo periodo, non si sentono avvantaggiati però rispetto alle prove precedenti? No, non si sentono avvantaggiati perché noi sono 3 mesi che non li vediamo solo in DAD, quindi anche la preparazione è stata abbastanza più difficile così, perché è fatta a distanza. E quindi anche loro hanno la paura di se sbagliano, se non riescono ad essere corretti nell'esposizione, perché comunque non avendoli sotto mano non siamo riusciti, sì anche a distanza, ma non siamo riusciti a infondere in loro la sicurezza e anche il linguaggio corretto da utilizzare durante un esame. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest'anno è stato rivisto, potrà valere fino a 60 punti anziché 40 come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si possono conseguire fino a 40 punti, il voto massimo finale possibile resta 100 su 100 e si potrà ottenere la lode. Ma per i ragazzi che hanno già sostenuto il colloquio, al di là della valutazione, conta avercela fatta. E poi l'abbraccio immancabile di mamma e papà. La prima del liceo classico che ha sostenuto il colloquio in questo momento così particolare. Allora, com'è andata intanto?
Penso sia andata bene, credo sia andata bene, sono piuttosto soddisfatta, ho parlato anche di argomenti che mi piacevano molto, quindi insomma penso di essere piuttosto soddisfatta. La commissione com'è stata? No dai, è stata buona, è stata brava, soprattutto diciamo ha preso atto del fatto che abbiamo appena vissuto un periodo piuttosto difficile, quindi insomma secondo me hanno anche valutato molto il percorso dello studente, quindi sono molto grata anche a loro. Antonio, intanto com'è andata? Tu sei il secondo del liceo scientifico Mario Pagano qui a Campobasso. All'inizio la paura è stata molta, onestamente, perché è il primo approccio a un esame del genere, poi è cambiato tramite questo coronavirus, però nonostante ciò possiamo dire che è andata bene, spero di prendere il punteggio più alto possibile. Ti senti avvantaggiato rispetto ai colleghi che hanno sostenuto l'esame secondo le regole tradizionali? Secondo me, cioè no, perché cambia totalmente l'approccio che abbiamo avuto, come bisognava preparare questo esame, quindi diciamo che è praticamente la stessa cosa, però in modi diversi. Allora, adesso sei scarico, sei proprio... Sì, voglio andarmene. Se ne vuoi andare. In bocca al lupo. Grazie. Bene, i ragazzi si sono presi la scena. Presidente Toma, grazie per essere intervenuto a quest'ultima puntata. E allora prendo spunto proprio da queste dichiarazioni di questi nostri giovanotti per questo esame di maturità dopo il lungo lockdown a causa di questa pandemia. Sono stati protagonisti anche di un esame un po' tutto particolare. Ai tempi nostri forse si faceva diversamente e si tremava anche dal punto di vista, oltre che psicologico, anche della sudditanza psicologica nei confronti anche dei docenti, ma dei commissari, del presidente, erano altri tempi, insomma. Oggi è un po' più semplice, la prova orale. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Io ho visto il servizio e per la verità un pizzico di commozione ce l'ho, perché il primo di settembre prossimo lascio la scuola e mi sarò pensionato dalla scuola dopo 33 anni di insegnamento e 10 anni di pubblica amministrazione e Ministero delle Finanze. L'insegnamento è la cosa più bella, l'esperienza più bella che si possa provare. Stare con i ragazzi è eccezionale. Avrò fatto qualcosa come 30-32 esami di Stato. Andavano ripristinati gli esami in presenza, con tutte le cautele del caso, mascherine, distanziamento, guanti, gel igienizzante, ma andava fatta. L'esame di Stato è un momento formativo particolare, unico nella vita di un ragazzo, e quindi si poteva fare, questo era il momento, le linee guida le avevamo, bene ha fatto il MIUR a ripristinarli. Occupiamoci ora del centro Covid Molise, ne abbiamo parlato anche nella prima parte con il dottor Florenzano. A Roma si deciderà se sarà il Vietri di Larino oppure il Cardarelli. Il commissario Giustini ha fatto sua la volontà del Consiglio regionale dei 120 sindaci, ma secondo indiscrezioni la subcommissaria Grossi sarebbe di parere opposto, perché preferirebbe il centro Covid al Cardarelli di Campobasso. Lei, Presidente, ha elaborato un po' un piano che lo ha inviato, precisiamolo, come presidente della regione, non come soggetto attuatore dell'emergenza, per evitare poi di aprire conflitti anche con il commissario Giustini. È giusto fare solo questa precisazione. Ha fatto una precisazione opportuna e giustissima, però chiariamo una volta per tutte che cosa è successo. Allora, le faccio una domanda, ma già contiene la risposta, è retorica. Il commissario ad acta Paolo Frattura ha mai portato in Consiglio regionale un programma sulla sanità? Mai, perché lui era il commissario ad acta e perché il Consiglio regionale purtroppo circa 13 anni fa è stato esautorato di tutti i poteri in materia sanitaria. Oggi i poteri e le decisioni in materia sanitaria le prende lo Stato. Il Consiglio regionale purtroppo, nostro malgrado, e di questo ci dispiace tantissimo, stiamo battendo perché il Consiglio riabbia i suoi poteri, ci stiamo battendo su questo, tutti i poteri sono in mano al Governo. Come li esercita il Governo? Li esercita attraverso un commissario ad acta e un subcommissario ad acta. Il commissario ad acta e subcommissario ad acta esercitano le loro volontà, le loro scelte attraverso dei decreti commissariali che sono firmati dal commissario e controfirmati dal subcommissario e dalla struttura commissariale.
Non può esistere un piano, un decreto, un provvedimento non firmato, o meglio, non controfirmato dal subcommissario. Quindi, ricapitoliamo, il Consiglio regionale in Molise non ha poteri programmatori sulla sanità molisana, ce li ha purtroppo il commissario ad acta. Questo significa che non li ha nemmeno il Presidente della Regione Molise. Questo significa che ogni intervento sulla sanità del Presidente della Regione Molise è un intervento di vigilanza, è un intervento in generale politico. Fatto questa premessa, diciamo che cosa è successo. Il commissario Giustini, che aveva tutta la potestà, tutto il potere di poter assumere un piano con decreto commissariale e inviarlo al Ministero della Salute entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 34 del, attenzione alle date, 19 maggio 2020, che fa nottetempo di notte alle 11 di sera, 11, quasi a mezzanotte, invia la sua pianificazione, chiamiamola così, molto, molto scarna, però la invia a tutti i consiglieri regionali, me compreso. Il consiglio, che aveva un monotematico la mattina dopo, si è ritrovato i consiglieri si sono ritrovati in posta questo piano e hanno adottato una mozione che, la mozione, spieghiamo che cos'è, non è una legge, non è un atto programmatorio, non è una delibera consigliare. La mozione è l'espressione di un desiderata, potere, un'espressione politica del Consiglio. Il Consiglio dice: se si deve fare un centro Covid, impegniamo il Presidente a preoccuparsi di farlo a Larino. Ma non ha alcuna valenza sotto il profilo di chi decide, perché il Consiglio non ha i poteri e quindi io non ho alcun potere. L'unica cosa che io devo fare è non impedire, non oppormi al fatto che il commissario prenda una decisione, e questo non l'ho fatto, tant'è che il commissario ad acta, in data 17 di giugno, ha inviato sulla piattaforma appositamente istituita dal Ministero della Sanità il suo piano. Non so che cosa ci abbia scritto in più rispetto a quello che ha fatto vedere ai consiglieri. L'ha regolarmente inviato il 17. Qualche minuto, qualche ora, non so di preciso quanto tempo dopo che il commissario ha inviato il piano, o in contemporanea, non lo so, arriva sulla mia scrivania, trasmessomi ufficialmente protocollato, un piano che individuava nel cosiddetto ex hospice del Cardarelli, una struttura abbastanza recente, fu inaugurata nel 2014, il padiglione, chiamiamolo così, Covid a Campobasso, con una serie di investimenti e di quantificazione di quegli investimenti e tabelle relative al personale da impiegare e quant'altro. Un piano davvero molto articolato. Il piano viene firmato e mi viene trasmesso da commissario, subcommissario ad acta, Ida Grossi. Attenzione, il subcommissario ad acta, Ida Grossi, firma il piano. Mi viene trasmesso con firma del direttore generale alla salute, la dottoressa Gallo, con firma del direttore generale della ASREM, il dottor Florenzano, con firma del direttore sanitario della ASREM, la dottoressa Scafarto, con firma del funzionario istruttore, il tecnico che ha redatto tutta la pianificazione sotto il profilo tecnico, che è specializzato anche in pianificazione sanitaria perché appartiene al nostro settore sanità, Dipartimento della Sanità, che è l'ingegnere, o meglio l'architetto, chiedo scusa, Vetere. 5 firme. Mi arriva sul tavolo, mi comunicano che quello è il piano, in linea viene detto, con le linee guida, quindi conforme con le linee guida emanate il 29 maggio 2020 dal Ministero della Salute. E lei lo ha fatto suo, insomma, questo. Io l'ho preso, cioè, e l'ho inviato tramite PEC al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro Speranza della Sanità, al
ministro Patuanelli delle Finanze e al ministro delle Autonomie Regionali Boccia, perché mi sembrava doveroso mettere al corrente questi ministri, ma in particolare e nello specifico il ministro della Sanità, che esisteva un piano firmato dalla subcommissaria, dal subcommissario e da tutta la struttura regionale cui fa capo la sanità in materia di Covid, e l'ho inviato. Quindi non l'ho redatto io il piano, non sono capace di sono capace di organizzarlo. Guardi, ma non sono capace di redigerlo. Io in questo momento... Attenzione, non sì. È finita qui. Il giorno 18, ieri, la direzione regionale della salute invia ulteriormente lo stesso piano dopo averlo caricato, si dice in gergo, sulla piattaforma ministeriale, e fa la stessa strada del piano Giustini. C'è anche un errore che io ho evidenziato, perché noi in regione studiamo e studiamo molto, perché dobbiamo essere preparati. Non si può fare il presidente della regione se non si ha una preparazione giuridica, amministrativa, economica. Mi sono accorto che la circolare ministeriale portava come data ultima, non perentoria, ordinatoria, una data che si poteva anche violare volendo, come data ultima quella del 17 di giugno, entro il 17 giugno. In realtà chi l'ha scritta la circolare aveva commesso un errore, perché il decreto legge 34 del 19 maggio 2020 prevedeva all'ultimo articolo che l'entrata in vigore dello stesso decreto fosse il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione avvenuta lo stesso 19 maggio, e quindi i 30 giorni decorrevano dal 19 maggio. Il giorno ultimo non era il 17, ma era il 18. Allora, Presidente, prima di continuare, per fare maggiore io chiarezza... Io chiedo scusa, ma è giusto che... Ho dovuto è giusto precisare che lei ha esplicitato alcuni concetti, perché anche chi sta da casa deve sapere effettivamente, certo, come sono andate le cose. Però il Molise attualmente è diviso in due tronconi per quanto riguarda questo centro Covid. Anche i comitati tra di loro la pensano diversamente. Vi invito a seguire questo contributo che... Prima che lei dia il contributo, però, sì, le voglio dire una cosa. Sì. I comitati la possono giustamente pensare diversamente, ma noi amministratori dobbiamo seguire le linee guida nazionali che sono state emanate, prevedono che se hai un DEA di secondo livello devi implementare il DEA di secondo livello con le terapie intensive e con le terapie subintensive, 14 in più per il Molise, 20 di terapie subintensive in più, 20 posti. Se hai un DEA di primo livello devi implementare quello. Noi abbiamo il DEA di primo livello a campo basso. E speriamo che diventi presto di secondo livello. Allora, mandiamo questo contributo, poi vedremo anche la prima pagina di Primo Piano Molise, che ci è arrivata proprio ora, e pregherei anche la regia di sistemarla in modo da farla vedere anche ai nostri telespettatori. Riguarda proprio l'apertura proprio sul centro Covid, con una notizia un po' forte. Comunque ne parleremo tra qualche minuto, dopo aver ascoltato le riflessioni degli esponenti dei due comitati. Il Covid Hospital spacca i comitati per la difesa della sanità pubblica, a dire il vero molto spesso in disaccordo tra loro su come riorganizzare il settore. Davanti Palazzo Daimmo, mentre dentro l'aula si discute del piano Giustini, della proposta per la realizzazione di un centro Covid al Vietri, il presidio dei rappresentanti dei comitati. Per il pro Cardarelli si tratterebbe di un'opera mastodontica e dispendiosa. Noi dobbiamo reintegrare il personale che finora ha lavorato, dobbiamo attrezzare il DEA di secondo livello, cosa che abbiamo sempre sostenuto, in maniera da dare alla regione, a tutta la popolazione regionale, servizi di qualità a questo punto. Poi Spoke a Isernia, Spoke a Termoli, mi pare normale, ma anche loro vanno rinforzati. Così come assolutamente nella nostra preoccupazione che vada assolutamente rinforzato mediante gli accordi di confine anche l'ospedale di Agnone, perché non dobbiamo trascurare i territori. E con i soldi che verranno, io credo che la cosa migliore, invece di impegnarsi in un'opera mastodontica e estremamente dispendiosa, sia meglio usarli per rinforzare quello che è
l'esistente a questo punto. Mentre per il Forum per la Sanità Pubblica è prioritario riacquistare la dignità perduta con l'individuazione di un ospedale solo Covid, passaggio propedeutico per chiedere a Roma l'abbattimento del debito sanitario. Il governo dice ogni regione deve avere un ospedale Covid, ma ospedale Covid e basta. Se facciamo un ospedale Covid nel Molise, ridiventiamo, riacquistiamo la dignità di regione che abbiamo perso per la sanità. E quindi di conseguenza verrà il resto. Lei dove lo farebbe? A Campobasso, nel padiglione accanto al Cardarelli o alla Riva? No, il padiglione e il Cardarelli è una presa in giro, perché abbiamo visto quello che è successo al Cardarelli, ma non solo al Cardarelli, è successo anche ai Serri, è successo anche a Termoli, che gli ospedali sono stati completamente disattivati per quello che era la sanità e quindi era l'altra sanità che non era Covid dipendente. Quindi c'è questo fatto fondamentale, quindi deve essere un ospedale Covid e basta. Riconosciuta una dignità di regione alla nostra regione, possiamo continuare a insistere per chiedere l'abolizione del debito pubblico, la legge perché siamo diventati di nuovo, abbiamo riacquistato la dignità di regione anche dal punto di vista sanitario, perché abbiamo l'ospedale regionale Covid. Nel mezzo la politica, cui tocca il compito di fare le scelte. Io voglio la garanzia che nel momento in cui si va verso la direzione di Larino Centro Covid, i soldi devono venire dal governo centrale, non devono venire da quei fondi che servono per migliorare quella che è la sanità molisana, quindi migliorare il Cardarelli, migliorare il Veneziale, migliorare il Caracciolo e l'ospedale di Termoli. Questa è la base da cui si deve partire. Se qualcuno pensa di sfruttare per giochetti politici Larino, i larinesi e quel territorio per poi distruggere, come ha fatto qualcuno in passato, la sanità molisana, io a questo gioco non ci sto. Vergognoso è stato anche il fatto che la proposta del commissario Giustini ai consiglieri è arrivata stanotte, ieri sera, alle 23:50. Bene, abbiamo visto questo servizio ed ora accendiamo i riflettori un po' sulla prima pagina di Primo Piano Molise. L'apertura è proprio dedicata al Covid Hospital. Al Cardarelli Iorio afferma: Toma abusa del suo potere, duro al fondo dell'ex presidente, il piano trasmesso dalla regione è stato sottoscritto da soggetti che non avevano titolo. Il Consiglio ha approvato quello di Giustini, il governatore invece è pronto a portare al vaglio dell'Aula il progetto che avrà l'ok da Roma. A Roma il Molise quindi ha trasmesso due progetti per la realizzazione del Covid Hospital regionale, uno promosso dal commissario Giustino, l'altro dal presidente Toma. L'ex presidente Iorio intanto non ha dubbi, è stato commesso un abuso, il piano valido è quello del commissario. Nel taglio alto il verdetto, la surroga abolita, il TAR si dichiara incompetente per difetto di giurisdizione, Tedeschi e Scarabeo quindi non rientrano a Palazzo da Imog. Di questo anche ne parleremo, tanta carne a cuocere. Poi il bollettino, nessun nuovo caso né guariti positivi, fermi a quota 53. Il caso Facciolla a Pozzilli, l'incarico al consigliere regionale su studio legale, non si confondano professione e politica. Poi nel taglio alto, misura antivirus, lotta ai furbetti dell'ombrellone, invito di Confcommercio agli operatori balneari a rispettare norme e prescrizioni delle linee guida. Il punto di Gabriele Scarduzio, pandemie ed ecosistemi, effetto boomerang. Allora, inizierei con il presidente Toma, col commentare un po' questo giudizio espresso dall'ex presidente Iorio, un affondo che l'ha un po' sorpresa. No, per la verità mi ha sorpreso, perché l'ex presidente Iorio, il consigliere Iorio, ha una vasta esperienza in materia di commissariamento alla sanità. Lui è stato commissario, mi pare che sia stato anche commissariato da altri commissari, però lui è stato commissario per tantissimi anni. A memoria non mi risulta che abbia mai portato nessuna pianificazione in consiglio regionale. Potrei sbagliarmi, però insomma, se mi sbaglio vorrei essere smentito. Ma nemmeno Frattura come commissario ha mai portato alcunché in consiglio regionale.
proprio perché il Consiglio regionale era esautorato dei propri poteri, cioè non aveva potere. Ecco, ma perché lui sostiene che il piano trasmesso dalla Regione è stato sottoscritto da soggetti che non avevano titolo? Perché? Beh, se volessimo fare delle disquisizioni giuridiche io sarei prontissimo e dimostrerei in poche battute che non è così, ma i telespettatori si annoierebbero, per cui io userò delle parole un po' più semplici. Allora, per arrivare, il consigliere Iovi ha una grande esperienza amministrativa, io per arrivare alla sua esperienza e ai suoi risultati ci vogliono ancora 8 anni, quindi ho molto da imparare. E per questo ascolto sempre e con attenzione e approfondisco le sue opinioni, che però sono molto incoerenti con i suoi comportamenti politici degli anni scorsi. Allora, tutti i provvedimenti del commissario debbono essere controfirmati da subcommissario ad acta. Per questo c'è un commissario e un subcommissario. E debbono essere istruiti da una struttura commissariale composta prima di tutto dal direttore generale della salute e poi dai funzionari istruttori. Il progetto di Giustini non mi risulta che abbia avuto queste firme, quindi potrebbe non essere valido quello, ma io mi auguro che sia valido anche quello, glielo dico con molta onestà. Non me la sentivo di lasciare sul mio tavolo un progetto che con tanta perizia e con tanta attenzione e seguendo le linee guida nazionali emanate dal Ministero della Salute sulla scorta della consulenza dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, costituiti questi due istituti da fior di scienziati, non me la sentivo di lasciarlo sul mio tavolo e pari pari l'ho girato al ministro competente e ad altri ministri. Non ho abusato di alcun potere. Io il potere, quando ce l'ho, lo esercito con tutte le responsabilità del caso. Quando non ce l'ho, non lo esercito. Mi limito semplicemente a notiziare gli organi competenti di che cosa è successo in Molise. Stop. Allora, nel taglio basso c'è l'articolo che riguarda la sfiducia che è stata posta in essere dal Partito Democratico e dei 5 Stelle. Greco incalza: se chi lo ha mandato sotto in aula è coerente, non pensa a 8.000 euro al mese, i numeri ci sono. Lei invece non replica anche ai suoi consigli di maggioranza. C'è un dialogo, si dialoga nelle sedi preposte, sì, dice lei. C'è un dialogo in maggioranza. È giusto che sia così. Ai molisani non gli impippa niente, non chiedo scusa, il termine è poco elegante, non gliene importa niente se non negli ambienti dei gossip su quello che succede in maggioranza. I molisani interessano i numeri e i risultati e su quelli possiamo ragionare. Le dico solo che è aperto un confronto, un dialogo in maggioranza. Io sono ben felice che i consiglieri mi esprimano le loro preoccupazioni, perplessità e i loro suggerimenti. Stiamo lavorando per trovare una composizione quanto più ampia possibile. Chiudiamo l'aspetto politico con il verdetto del TAR che sulla surroga abolita. Il TAR si è dichiarato incompetente per difetto di giurisdizione, quindi Tedeschi e Scarabeo non rientrano a Palazzo Daimmo. Beh, io sui nomi non mi esprimo perché sono delle persone rispettabili e come tali vanno trattate. Sull'istituto della surroga le dico che io ho votato quell'emendamento insieme alla maggioranza dei consiglieri perché ritenevamo che si dovesse attuare un taglio ai costi della politica in maniera seria e costruttiva e perché io ero convinto che gli assessori dovessero non risultare incompatibili con la funzione per cui erano stati eletti. Poi ci sono una serie di motivazioni giuridiche che non vorrei annoiare i telespettatori, le dico solo che sono stati difesi da... è il secondo caso di incompetenza che noi abbiamo al TAR. Se si ricorda, il primo caso di incompetenza era relativo quando facemmo i cambi dei capi dipartimento, questo è il secondo caso e il TAR si è pronunziato. Io personalmente prendo atto di quello che ha detto il TAR. Se avesse detto una cosa diversa ne avrei preso atto. Allora, la pandemia ha messo a dura prova un po' tutti i presidenti di regione, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, per affrontare
cambiamenti che poi si stanno verificando un po' nella vita di tutti noi, e tutti sono in attesa anche dei fondi statali promessi, che però ancora sono in stand-by. Perché tutta questa lentezza? È la burocrazia proprio che frena lo sviluppo in Italia? Non è la burocrazia. In questo caso, la burocrazia è una delle torture, è un'altra pandemia che l'uomo ha inventato per complicarsi la vita. Alcuni dicono che si complica la vita ai propri simili, in realtà ce la complichiamo tutti la vita con la burocrazia, ne possiamo parlare. Perché c'è questa? Perché i fondi non ancora arrivano? In realtà lunedì si è aperto il portale dell'Agenzia delle Entrate per i contributi alle imprese, con un minimo di 1.000 euro, mi pare che sia aperto per 60 giorni, è una sorta di click day, anche se il ministro ha detto che non deve essere trattato come un click day, hanno paura che si blocchi il sito. Ancora non arrivano i fondi perché i fondi li stanno drenando in massima parte dalle regioni. Il governo sta facendo un accordo con le regioni, con il ministro Provenzano noi stiamo concludendo, siamo lì per concludere un accordo col quale una gran parte delle spese sostenute dallo Stato per il Covid, per la pandemia, verranno pagati da fondi regionali, sottraendoli ai piani operativi regionali, cosiddetti POR, e dovremmo essere poi risarciti con uno spostamento di fondi, che è una cosa abbastanza complessa, stiamo facendo in conferenza dei presidenti. E aspettiamo gli altri denari che devono arrivare dall'Europa. Lei ha sentito parlare di MES, di Recovery Fund, ha sentito parlare secondo di Eurobond. Secondo lei si dovrebbero usare i fondi del MES? Guardi, se noi facessimo prima di tutto, che cos'è il MES? Il MES è il meccanismo europeo di stabilità. È una sorta di fondo in cui tutti gli stati mettono una certa percentuale di questo fondo. L'Italia ha molto contribuito insieme alla Germania e agli altri stati. Ultimamente questo fondo... Eppure questo fondo divide, anche lo stesso 5 Stelle ma divide glielo dico nel perché, partito. Per non le condizionalità. Che... guardi, questo fondo è stato utilizzato dalla Grecia, è stato utilizzato dal Portogallo e da altre nazioni che avevano delle crisi gravi in corso. Quello si utilizza quando ci sono delle gravi crisi, per l'ordinario non si può utilizzare. Il problema non è tanto quello finanziario, perché i denari ci sono denari importanti che noi potremmo usare in sanità, e gli interessi sono molto prossimi allo zero e sono anche più convenienti rispetto agli eurobond e rispetto a un'emissione di titoli di Stato da parte nostra. Il problema del MES sono le cosiddette condizionalità. Ti do i soldi, dice il sistema, dice l'Europa, te li do, però devi fare questo, questo, questo e questo. Devi ridurre il debito pubblico, devi aumentare la tassazione, devi ridurre il credito alle imprese, devi fare tutte queste cose, sono le cosiddette condizionalità. Quelle vanno trattate. Io sono in linea di massima favorevole all'utilizzo del MES, purché si trattino le condizionalità. Ecco, però la politica, ne sono pienamente convinto di quello che dico, non si deve nascondere dietro la burocrazia, perché ritengo sia il male peggiore che c'è in Italia, ma deve abbatterla. E la burocrazia, questa è la sfida, guardi, è la quella sfida cosa del momento che ci ha fatto ritardare le casse integrazioni. Ecco, proprio, ci sono ancora 600.000 persone che devono avere la cassa integrazione. Noi abbiamo terminato in regione. Non è giusto. Noi in regione abbiamo terminato. Però in generale adesso l'INPS sta pagando al rallentatore, quindi non era solo la regione. Siamo riusciti ad ottenere dal governo, nel decreto Rilancia Italia, che la cassa integrazione si possa chiedere direttamente, quella straordinaria, direttamente all'INPS, senza passare per le regioni. Questo significa abbattere una barriera. Stiamo ragionando, conferenza delle regioni, governo, su una serie di semplificazioni. Per esempio, il codice degli appalti, tanto chiacchierato codice degli appalti, in emergenza va rivisto. Va rivisto e vanno accelerate tutte le procedure, dimezzati i tempi. Si debbono utilizzare le autocertificazioni, cioè le imprese devono autocertificare la propria condizione quando partecipano ad un appalto. Gli imprenditori, ma anche i comuni cittadini, devono avere la possibilità di accedere a fondi e a contributi autocertificando alla stessa cassa integrazione, autocertificando la propria condizione. Se dichiari il falso, pagherai.
Non la preoccupa, Presidente, anche il calo delle entrate negli enti locali? Perché bisogna anche intervenire anche rispetto a questo calo e questo aspetto che è sotto gli occhi di tutti. Allora, questo è un altro argomento scottante. Mi preoccupa talmente tanto che io in Commissione Affari Finanziari della Conferenza dei Presidenti, insieme agli altri Presidenti, sto facendo grande pressione sul Governo e uscirà un documento condiviso da tutti i governatori di Forza Italia, penso tra domani e dopodomani, condiviso anche da me, perché che cosa ha fatto il Governo? Ha attribuito nel decreto rilancio Italia 1,5 miliardi alle regioni per compensare le minori entrate regionali, ai comuni 5 miliardi. Beh, c'è una differenza enorme. Noi abbiamo subito in prospettiva oltre 5 miliardi di minori entrate, con 1,5 miliardi non copriamo le minori entrate. Tutti i bilanci regionali rischiano di andare in grave disavanzo. Stiamo facendo una battaglia serrata col governo, ma penso che ci metteremo d'accordo. Ecco, negli stati generali si è registrato un gelo tra le imprese e Bonomi, che rappresentava Confindustria, e il leader Conte. La distanza tra le parti resta immutata, quello che abbiamo... Guardi, anche con le regioni si registra questo gelo. Io questa domanda, c'è stato questo un botta e risposta molto molto duro, però io ritengo che avere contro le imprese, Presidente, non è un toccasana per nessun governo. Non è un toccasana per un governo nazionale, non è un toccasana anche per un governo regionale. Io ho potuto dialogare poco con le associazioni di categoria, perché in emergenza devi agire velocemente, ma adesso ho ripreso il dialogo, anche con i sindacati l'ho ripreso, per la verità la prossima settimana all'incontro, perché avevamo bisogno più che di parlare, di agire. Abbiamo messo in campo 58 milioni, per le imprese 30 milioni, adesso possiamo far tirare dare un piccolo sollievo. Ecco, lei ha avuto la sensibilità di mettere in ballo ulteriori 10 milioni non appena si è accorto delle criticità che si sono registrate sul click day, per la verità. Sul click day, quindi lei ha subito immesso altri fondi per venire incontro alle imprese in difficoltà. Sì, ma nonostante, ma lei tenga presente una cosa, i numeri parlano chiaro. Col primo cioè la Regione Molise i soldi effettivamente li ha tirati fuori. Io sono stato è quello che va fatto capire ai molisani. Mentre il governo centrale, diciamo, promette da 2 mesi soldi a manca e a noi destra. Noi abbiamo erogato 8 milioni, fondi 8 certi. Milioni più 10 questo milioni ci più 20 milioni per le imprese, per le piccole imprese. Non sono stati sufficienti per tutte le imprese. Abbiamo recuperato altri fondi, sono fondi europei che possiamo riprogrammare, e quindi torneremo di nuovo con delle misure per le imprese, purché non abbiano già beneficiato delle ultime misure. Lei poc'anzi ha accennato che a breve, fra qualche giorno, avrà un incontro con i sindacati, però la CGIL, CISL e UIL in questi giorni sostengono che lei ha disatteso troppi impegni. Seguiamo un po' De Socio della CGIL, che cosa le dice, che cosa le chiede, Presidente Toma. Venerdì 26 giugno, l'atteso faccia a faccia tra il presidente della regione Donato Toma e i vertici dei sindacati. Sul tavolo la criticità da affrontare, il problema più importante che attanaglia il Molise e non solo, il lavoro, le criticità relative al lavoro. Andremo oltre, perché dobbiamo chiedere a Toma di fare attraverso la programmazione un sistema di coesione sociale. Diversi attori devono essere coinvolti all'interno di una programmazione seria che deve investire da oggi, perché la ripresa autunnale sarà ancora più dura, e quindi quello che dovremo fare domani dobbiamo prepararlo oggi. Noi più volte abbiamo chiesto coesione col partenariato sociale e con tutti i soggetti interessati. In questa regione non possiamo più permetterci ritardi e c'è un grosso rischio mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, i cittadini gli uni contro gli altri. Questo credo non ce lo possiamo permettere. Il governatore, il presidente Toma, ha una responsabilità fondamentale e la deve esercitare. Bene, quindi i sindacati chiedono certezze, Presidente. Allora, guardi, a parte il fatto che devo dire che De Socio abbiamo un gran dialogo anche al di fuori
dei ruoli istituzionali che abbiamo, ma anche con Tecla Boccardo e con gli altri con sindaci. Gianni Notaro. Con Gianni Notaro, che io lo considero, alla stregua della Boccardo e di socio, un interlocutore amichevole. Ecco. Le dico una cosa. I sindacati hanno partecipato alla stesura del DEF, del documento di economia e finanza regionale. Chiaramente non ci siamo visti in fisicità, ma hanno inviato, sono state richieste delle osservazioni, le hanno inviate e in gran parte le abbiamo anche acquisite nel DEF. E quindi quella è una consultazione con le parti sociali e con le parti sindacali. Li ho visti a febbraio, li ho visti il 5 giugno, li ho visti a maggio. Chiaramente ho visto il sindacato trasportatori, li ho visti per la GAM, li ho visti per altre situazioni. I sindacati hanno diversi livelli di chiamiamoli decisionali, no? Le RSU, che hanno un livello aziendale, hanno il livello provinciale, hanno il livello regionale, hanno il livello nazionale. E quindi io spesso li convoco a seconda delle problematiche che sorgono, ma poi mi dicono i regionali che ho convocato i provinciali, non ho convocato le RSU e viceversa, e un po' di confusione, lo ammetto, la faccio pure io. Comunque ho convocato le sigle sindacali, le tre sigle sindacali maggiori per la prossima settimana, così una volta per tutte possiamo realmente confrontarci, e sono felice che me lo abbiano chiesto, perché io sono stato molto impegnato in questa pandemia, sono stato in trincea tra le barricate giorno e notte, quindi mi sono molto concentrato a tenere insieme ai dirigenti della ASREM, ai dirigenti della salute, a tenere indenne il Molise da picchi. E noi abbiamo avuto diverse situazioni critiche che abbiamo fronteggiato. Quindi ho pensato meno ai sindacati. Adesso è l'ora dei sindacati. Hanno ragione, io li voglio vedere e ci confronteremo. Una domanda sui trasporti, dato che lei ha la delega proprio ai trasporti. Per ora sì. Per ora, quindi poi naturalmente lei sarà lieto di dare questa delega anche a uno dei suoi consiglieri o assessori, insomma. Filippo Poreggi, che è il presidente del Forum Trasporto Pubblico Locale, pone l'attenzione su tante criticità nel post-Covid, poche corse, lui dice servizi minimi, passeggeri che rinunciano per ovvi motivi a usare i mezzi pubblici. L'ex Orbano consegna le popolazioni, questa è la sua preoccupazione, dei paesi della cintura, del capoluogo di regione non solo, ma anche quelli dell'altissimo Molise, all'isolamento. Lei, Presidente, cosa immagina di fare nel settore per il post-Covid? Glielo dico subito, stamattina ho avuto una riunione con l'architetto Brasiello, che è il capo del quarto dipartimento nel quale è inquadrato il settore trasporti. Ci siamo confrontati e abbiamo deciso che il momento, lo farà domani, penso che farà un atto dirigenziale, è il momento di aumentare un pochettino le corse. Quindi piano piano ripartiamo verso la normalità, non di colpo, perché il distanziamento sociale sugli autobus di linea, sui mezzi di trasporto per persone è molto complicato. Quindi stiamo ripartendo aggiungendo delle corse in più, adesso ci stiamo regolando dove servono queste corse in più, abbiamo chiesto alle aziende di raddoppiare il mezzo di trasporto nel caso in cui il distanziamento richieda l'utilizzo di un secondo bus. E siamo molto molto attenti a che le imprese rispettino le regole per il distanziamento sociale, ma piano piano ripartiremo. Stiamo andando verso settembre, dove probabilmente riapriranno le scuole, e noi dovremo mettere in campo le corse, normalizzare quelle che sono le corse che avevamo. Un'altra bella notizia viene dall'elettrificazione della linea ferroviaria. Ascolteremo tra poco anche un servizio del nostro Boraggine con Niro, che ha seguito da ex assessore. Beh, diciamo che Niro ha portato avanti, conosce bene il problema. Conosce bene, molto bene. Sì, sono contento che l'abbiate vedere. Questo problema sarà risolto, se tutto finirà liscio, alla fine del 2021, quando un campo bassano potrà raggiungere Roma in 3 ore. È davvero un grande... Meno di 3 ore. Comunque anche in 3 ore sarebbe un grandissimo.
grandissimo risultato. Per ora sono con iniziati... treni nostri e con treni esatto. moderni. Sentiamo un po' questo servizio e poi lo commenteremo, Presidente. Campobasso Roma in 2 ore e mezza con treni a movimentazione elettrica. I lavori della elettrificazione della tratta Rocca Ravindola Campobasso sono iniziati già da qualche giorno. Lo start era previsto per il 2 aprile, ma la pandemia ha costretto al rinvio di un paio di mesi. Il servizio sostitutivo tramite bus ha sancito l'inizio dell'opera. Entro fine anno la conclusione del percorso fino ad Isernia e entro il 2021 l'intera tratta. Per quanto riguarda Isernia, a fine anno 2000, per poi far ripartire dalla stazione di Isernia e quindi non più né da Montaquile né da Venafro le partenze, ma retrocedendo su Isernia, quindi la partenza da Isernia entro la fine di quest'anno, massimo è l'inizio del 2021, per finire poi nel 2021 Campobasso, quindi alla fine dell'anno Campobasso, ripartenza anche a Campobasso. Questa è la realtà degli interventi che noi avevamo messi in piedi, in campo e che oggi stanno camminando in maniera abbastanza celere. L'assessore regionale Vincenzo Niro guarda già oltre. La convenzione in atto prevede l'impiego di mezzi forniti da Ferrovie dello Stato. L'obiettivo è quello di dotare la regione di treni propri elettrici con cui arrivare in stazione a Roma a Termini, ma non al 20 bis. C'è un programma aperto che si sta discutendo, vediamo nei prossime settimane come si chiuderà. Ribadisco che il contratto di servizio con Trenitalia cessa nel 2023, per cui siamo magari in fase di aggiornamento di quel contratto oppure la stipula di un contratto ex nuovo secondo quelle che sono le direttive del 1370, ma soprattutto con quelle che sono le richieste che questa regione ha avanzato, ha parzialmente in larga parte già condivise, però per fare lo strumento finale, il documento finale, ce ne vuole ancora un po' di tempo. I fondi, una parte sono stati accantonati, un'altra parte dovrebbero arrivare dal nuovo programma che dovrebbe essere anticipato dal governo, così come i cosiddetti 54 milioni dovrebbero essere anticipati dal governo, così come ci è stato annunciato dal ministro De Micheli. Stiamo andando in quella direzione per dare alla nostra regione finalmente un servizio ferroviario più efficace, più efficiente e soprattutto accorciando un po' di tempi, perché credo che quello è l'altro elemento sul quale noi ci misureremo parecchio per accorciare le distanze che ormai sono insostenibili. Ha le idee molto chiare il suo assessore Niro. Io non l'ho mai fatto, però colgo l'occasione pubblicamente per ringraziarlo per quello che ha fatto per l'elettrificazione, perché è stato davvero sul pezzo personalmente, con assiduità, con impegno e con competenza. Intanto sarebbe un sacco bello, per dirla alla moda, avere dei treni propri, in modo che se poi il treno si ferma in mezzo alla campagna uno se la può prendere con Tom. Con se stesso. Presidente. Sì, è così. Intanto le faccio questa domanda un po' per... Ma senta, comunque se sì. La prendono con me, quindi non si preoccupa. questo ne sono certo. Ma se lei dovesse dare un consiglio a Morisani di dove trascorrere le vacanze, perché tutti dicono trascorriamole in Italia, però sarebbe un sacco bello trascorrere qui, anche nei piccoli borghi che sono accoglienti, deliziosi, oppure al mare, a Termoli, Campomarino, bellissimi. Petacciato, oppure in Altissimo Molise, Capracotta, Pesco Pennataro, insomma ne abbiamo di posti da visitare. Io da quest'anno, visitare, da... glielo dico come tutti gli anni, io le mie vacanze le vado a fare a Capracotta, lo anticipo. Io vado a Termoli. Perché è un posto da io vado a Termoli, le dirò di più. Quest'anno, per la verità, farò anche una capatina a Petacciato, che è una spiaggia bellissima, Montenero, spiaggia più selvaggia, ma per gli amanti della pineta eccezionale, Campomarino ci vado spesso, che ha un porticciolo che dobbiamo rivalutare, per la verità, e ha una spiaggia altrettanto bella. Abbiamo 35 km di spiagge bellissime, però io amo anche la nostra montagna, perché una montagna dolce rispetto all'Abruzzo è più dolce come altezze e come declinare verso il mare,
e c'ha degli altopiani molto belli, io la conosco molto bene, la montagna Matesina e l'Alto Molise, e quindi penso che una settimana la potrò fare, la vorrò fare anche quest'anno in Alto Molise. Qual è la priorità, secondo lei, più importante per il Molise al momento? Infrastrutture e sanità. Infrastrutture e sanità. Infrastrutture intendo completare l'elettrificazione, adesso partiamo anche con la riapertura, stiamo sistemando, Ferrovie dello Stato sta sistemando la linea Campobasso Termoli, quindi riapriremo anche quella a breve. Le infrastrutture sono fondamentali per noi. La strada, la quattro corsie che attraversi tutto il Molise da San Vittore del Lazio fino a Termoli per ricongiungersi all'autostrada A14, per noi è fondamentale, perché accelererebbe il passaggio in Molise, no, o meglio, consentirebbe a molti di attraversare comodamente il Molise e di potersi fermare nei nostri borghi stupendi. Noi abbiamo dei borghi eccezionali e io comincerò adesso ad uscire dalla regione per dare un'idea di superamento anche di questa pandemia ai molisani, pur con le dovute cautele, e ritornerò nei nostri bellissimi borghi. Il rilancio del Molise dunque in pochi punti. Pochissimi molto... punti. Infrastrutture, sanità, perché i molisani hanno diritto di avere una sanità alla pari delle altre regioni, e ci sono tutti gli elementi per poter fare un piano sanitario degno dei molisani. Abbiamo un patto per la salute che ci consente addirittura di avere l'idea di secondo livello a Campobasso, l'idea di primo livello a Isernia, l'idea di primo livello a Termoli, e di avere un ospedale d'area disagiata degno di tale nome con un accordo di confine con l'Abruzzo. Completo la mia visione di sanità, Larino e Venafro, case della salute potenziate per le malattie croniche e per la riabilitazione. Questa è la sanità che io vedo nel futuro del Molise. Queste due, la sanità è un servizio essenziale da dare ai cittadini. Le strutture servono non solo ai cittadini, principalmente alle imprese, perché le imprese hanno bisogno di comodità di trasporto, ma non solo di trasporto fisico, anche di banda larga, un'altra infrastruttura, dobbiamo potenziarla. Hanno bisogno le imprese di potersi muovere, di potersi spostare agevolmente, di poter raggiungere i mercati importanti ed essere raggiunti dagli acquirenti. Quindi imprese. Sviluppare il tessuto imprenditoriale qui in Molise con piccole e medie imprese, che è la nostra vocazione. Sviluppare la zootecnia e rafforzare l'agricoltura. Imprese significa anche sviluppare e aumentare i posti di lavoro. Presidente, termina qui questo ciclo di conto alla rovescia. Io devo ringraziarla, ringrazio lei per la sensibilità che ha avuto nello stare con noi da 4 mesi, perché sono 4 mesi che noi abbiamo rimodulato un po' questo programma, puntando sull'emergenza Covid, come era giusto che sia, e questo, diciamo, ha fatto sì che è stata una stagione di grandi ascolti. Grazie anche a lei per ogni settimana, per il contributo che ha dato, ma devo ringraziare anche i sindaci dei comuni più importanti della regione, il sindaco di Campobasso Gravina, di Isernia d'Apollonio, di Termoli, Francesco Roberti, aiuto, e Alfredo Ricci di Venafro. Di Venafro, bravo. E poi tutti gli altri, diciamo, io testimonianze. Io conosco il nome di tutti, ma voi siete stati proprio, meritate un premio, quindi poi lo riceverete. Quindi il premio che noi vorremmo, che io vorrei, certo, e lo dico ai molisani, è la pazienza, vostra pazienza. Cari concittadini, abbiate pazienza, abbiate un pizzico di fiducia. Come stiamo uscendo e siamo usciti da questa maledetta pandemia, attueremo il rilancio. Ci dovete credere. Bene, grazie al Presidente Tomma. Un ultimo ringraziamento anche ai miei editori, a Sabrina Mirella e Marciano Ricci, per diciamo, la fiducia accordatami come sempre, e io li ringrazio veramente di cuore, come ringrazio voi telespettatori molisani che ci avete seguito veramente con particolare interesse in questa stagione, facendo di conto alla rovescia la trasmissione di punta della nostra emittente e anche di tutta l'informazione regionale. Grazie per essere stato con noi, e vi do l'appuntamento ad ottobre, il primo venerdì di ottobre,
naturalmente se tutto finirà liscia. Io mi auguro di non intervenire più qui con questa trasmissione, vi rimando sempre alle belle edizioni del nostro telegiornale che è splendidamente diretto dal nostro Pierluigi Boraggine, che ringrazio in primis per avermi dato un valido aiuto, così come agli altri colleghi, da Nicola De Santis a Cristianina, Valentina Cerlante, e dalla regia Luigi Puntalivo. Grazie Presidente Toma, buona estate e buone vacanze, se se ne potrà fare nel mese di agosto, si ritaglia un po' di tempo, perché è giusto che anche lei, dopo tutto questo pressing, abbia un po' di tranquillità e di serenità con la sua famiglia. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori. Grazie per averci seguito, buona serata e buon proseguimento dell'ascolto dei nostri programmi.